Buongiorno, ben ritrovati gentili telespettatori. Lunedì mattina, nuova puntata di Giorno in Giorno dedicata allo sport come tutti appunto i lunedì mattina. Partiamo subito perché oggi abbiamo due blocchi interessantissimi dedicati agli sport minori, anche se sapete bene che insomma a noi questa parola, questa dicitura minori non ci piace tanto. Però partiamo immediatamente, andiamo subito a parlare di arti marziali e lo facciamo con Nilo Ricciarini, il presidente della Nuova Palestra di Judo e Angela Biancucci, che invece è l'allenatore, poi la qualifica è lunghissima dall'allenatore, terzo dan, No, quindi è il beh, grado. è il grado quello perfetto. Vedi, già si vede la mia ignoranza da questo. E beh, partiamo subito a parlare di questa realtà, una realtà che si trova nei locali della New Gym in Viale Gramsci. E come nasce questa società? Ma questa società nasce tanti anni fa. Tanti anni fa, per la precisione nel 1984, che quando ho finito il militare e io ho avuto la fortuna di fare il militare nell'arma dei carabinieri in compagnia atleti, quindi nell'arma dei carabinieri ho ottenuto anche dei risultati, ho fatto gare. Una volta congedato, il mio sogno era avere la mia società sportiva, insegnare tutto quello che avevo già imparato. Nel 1984 sono partito in un sottochiesa, di Figuriamoci stagione, proprio. figuriamoci, quindi qui dimostra la mia passione, la mia volontà, la mia voglia di riuscire a fare qualcosa. Poi piano piano sono cresciuto, abbiamo cambiato locali e ora la mia associazione si trova nei locali della New Gym, la palestra che si trova allo stadio. Lì c'è Angela, bravissima insegnante che mi sta dando una mano, che porta avanti specialmente tutto il settore giovanile e agonismo. Otteniamo anche diversi risultati, otteniamo con lei, abbiamo fatto un salto di qualità, visto anche la sua esperienza che ha Come l'hai avuto. trovata, Angela? Ma è Diciamo. per caso, le cose più belle si trovano per caso, quindi ci siamo guardati, perché non mi dai una mano, perché ti do carta libera, vieni. E ha dimostrato tutto il suo valore lei, ha dimostrato dal punto di vista umano, che è la cosa più importante, dal punto di vista professionale e tecnico, perché i risultati vengono fuori, e soprattutto è riuscita a creare un ambiente familiare, a mixare bene la professionalità con l'amicizia, con il rapporto umano, quindi ha preso in pieno tutto quello che io negli anni ho cercato di portare avanti, cosa che ho rallentato perché tutti gli impegni con la New Gym mi portano Certo. ad allontanarmi dal judo. Però sono stato ben rimpiazzato e questo mi fa veramente felice che l'Angela può portare avanti la mia idea e il mio modo di pensare di fare judo. Il judo è un'arte marziale, sappiamo tutti, è un'arte marziale che nasce dalle origini antichissime. Nel 1882 Jugoro Kano, che è stato il primo maestro, quello l'inventore, quello che ha realizzato, quello che ha messo delle tecniche insieme, è stato il primo maestro di judo. Da lì è arrivato in Europa, in Europa è stata la prima disciplina olimpica, la prima arte marziale a entrare nelle discipline olimpiche, e ha uno sviluppo incredibile, anche perché il judo ti fa innamorare. Parola judo dice tutto, via della scidevolezza, quindi sfruttare la forza dell'avversario. Con queste quattro parole capiamo che non è uno sport violento, non è un'arte marziale violenta, non esistono nei pugni e nei calci. C'è una certa logica, c'è una certa disciplina, c'è una certa educazione. Quindi oggigiorno portare i bambini, portare i ragazzi a fare judo, la prima cosa che si impara è educazione. E dentro questa parola è racchiuso tante altre parole. Educazione vuol dire rispetto, vuol dire armonia, vuol dire condividere, vuol dire tante altre cose. E tutto questo cerchiamo di portarlo avanti, dandolo ai nostri iscritti, dando ai nostri associati, ai nostri ragazzini, che grazie a loro portiamo il nome dell'APAM, Nuova Palestra, che vuol dire Associazione Polisportiva Arti Marziali Nuova Palestra, lo possiamo dire Angela in tutta Europa. Eh sì, beh, più o meno.
Lo possiamo dire perché ultimamente sì, insomma, sì. Avete fatto sì, visto un bel calendario comunque di appuntamenti a livello internazionale. Sì, 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 raccontaci un po' quello che è successo insomma in questi, quest'ultimo periodo. Ok, dopo la medaglia a un campionato italiano di un nostro atleta, Casalini Filippo, il ragazzo ha presentato una bella personalità sul tatami, tanta voglia di fare e ci siamo un po' buttati e abbiamo detto perché non provare a fare qualcosa di più, qualcosa in cui ancora questa palestra non era arrivata a fare e ci siamo buttati con le coppe europee. E arrivare a combattere in Europa è sicuramente molto difficile perché comunque sia vai a scontrarti contro i migliori atleti che ci sono in circolazione. C'è una qualche nazione a livello europeo che è particolarmente magari preparata? Ce ne sono diverse, ecco, sicuramente quello che gli schemi troviamo sempre la Russia, la Francia come nazioni forti, ma sicuramente una nazionale che mi ha molto impressionato per l'organico, per la dedizione che dedicano agli atleti giovani è stata la Romania. La Romania ha dimostrato di avere veramente, di investire molto sugli atleti. Ne scelgono 4-5 per ogni categoria, quindi vanno in gara e sono sempre una trentina di atleti e non è poco per una nazionale, tutto sponsorizzato dalla nazionale, tutto pagato. E ecco, quella vuol dire che quella è una nazione in crescita sicuramente a livello judoistico. Poi ovviamente i più forti rimangono sempre gli azerbaigiani, i georgiani, i russi, Francia, Repubblica Ceca, nel settore giovanile molto, molto forte, quello sicuramente. E noi, io da sola con Filippo, abbiamo deciso di intraprendere questo viaggio, un po' da soli, zaino in spalla e di andare a provare. Le prime gare non sono andate troppo bene, nel senso... Che gare, dove siete stati a gareggiare? Lui ha fatto da solo la Spagna e il Portogallo il primo anno che io avevo altri impegni con la palestra, quindi ho detto Filippo, secondo me puoi andare. Avevamo già fatto una prima gara follonica, dove comunque sì, era stato un po' sfortunato nell'esito di gara, e in Spagna e in Portogallo invece ha dimostrato che qualche incontro si poteva vincere, si poteva fare di più, e quindi quest'anno siamo partiti a pieno ritmo facendole quasi tutte queste coppe europee. Abbiamo fatto Follonica, abbiamo fatto Zagabria, la Croazia, poi abbiamo fatto la Repubblica Ceca, Teplice, e insomma l'impegno è stato sostanzioso però diciamo che al di là del risultato, ecco, abbiamo visto una crescita, perché se le prime coppe europee riusciva a vincere uno o due incontri, ora siamo a vincerne tre. Ora, a parte la Repubblica Ceca, che è stato veramente... Quanti anni ha questo ragazzo? 16 anni, 17 a settembre. Beh, quindi anche proprio nel piano della momento esatto. Il momento più difficile per un atleta sicuramente, quello, sicuro, come tutti alla fine, a 15 anni ci sono tanti impegni, la scuola, la famiglia, certo, le amicizie, i primi innamoramenti, i primi divertimenti. Beh, il tuo allora è un compito anche piuttosto complicato, insomma, è anche non è piuttosto facile, difficile. Non è facile, con loro ho cercato di mettermi in un approccio molto amichevole, più di amica che da allenatrice, più confidente, consigliera tra virgolette, quindi piuttosto che essere il classico allenatore bacchettone, perché molte volte ti ritrovi in un periodo a 16 anni dove magari un allenatore non ti supporta ma ti sta a bacchettare, a dare altri pensieri da quelli che sono i pensieri di un adolescente. Certo, anche perché io poi credo che comunque ora, come dicevo prima, sono abbastanza ignorante in materia, però il judo sia comunque una disciplina dove la psicologia anche della persona c'entri molto, insomma, sì, sia a livello di concentrazione che a livello anche proprio di predisposizione d'animo con cui tu entri sul tatami, insomma. Quello sicuramente, alla fine bisogna essere molto razionali, molto freddi quando si combatte, ma bisogna essere anche istintivi, perché posso programmarmi un incontro nei minimi dettagli, però il judo è uno sport di situazione, non sono solo io su un tatami a combattere, ma sempre la risposta dell'avversario, e la capacità di un judoka è quella di adattarsi alla forza dell'avversario, reagire in quella frazione di secondo alla risposta che il mio avversario mi dà.
Quanti atleti avete ora all'incirca iscritti? Una cinquantina. Un bel numero. E devo dire che dietro a Filippo Casalini, che diciamo è la nostra punta di diamante, ci sono tanti altri bravi atleti. Atleti che prenderanno presto la cintura nera, ragazzi, parlo di ragazzi 16 anni, 15, ci sono dei giovanissimi che intraprendono attività preagonistica e che stanno promettendo veramente bene. Stiamo lavorando molto noi sulle basi, non è che noi cerchiamo di portarli subito in gara. Angela sta lavorando bene perché cura molto le capacità coordinative degli atleti. Cosa vuol dire questo? Impara i ragazzini a muoversi. Quando i ragazzi sono coordinati, hanno imparato a muoversi, possono con più facilità lavorare in maniera specifica con il judo. Certo. Se un bambino purtroppo è scoordinato, non lo possiamo inserire subito con una tecnica che già di per sé è già difficile. Certo. Quindi gli diamo delle basi, insegniamo a muoversi, giocando, divertendosi, e da qui, giocando, ridendo, scherzando, lo portiamo a fare attività agonistica. I ragazzi all'inizio non si accorgono che di quello che stanno facendo, se ne accorgono piano piano quando cominciano a dire: ho vinto una medaglia, ho vinto qualcosa, sono arrivato primo, sono arrivato secondo, terzo, mi sono divertito. E allora da lì si impegnano, perché vuole per forza far fare le gare ai ragazzi, voler imporre il desiderio dell'istruttore. Questo è il primo errore che si commette. Invece il ragazzino deve essere lui a dire: posso fare la gara, voglio andare in gara, mi voglio misurare con i miei avversari. Che poi la prima cosa con cui si misura è se stesso. Certo. È se stesso, non è tanto l'avversario, perché io vado a lavorare fuori, vado a combattere in un tatame che non conosco, con un avversario che non conosco, la prima cosa è mi prende paura. Quindi devo superare io la paura. Ecco perché io considero il judo uno tra gli sport più formativi, non solo a livello fisico ma anche caratteriale, perché si trova da solo con se stesso a vincere delle paure e a vincere un avversario. Quindi ho visto nell'arco della mia carriera prima agonistica e poi di insegnante veramente crearsi con il judo degli uomini, dei ragazzi veramente in gamba, che tuttora, anche se hanno smesso di fare attività agonistica, nella loro vita si sono trovati bene, nella loro vita hanno realizzato col loro impegno, con la loro volontà, dei sogni che loro ogni volta che mi vedono mi dicono: Nilo, guarda, ti ricordi quando mi dicevi, quando mi spingevi, quando mi incoraggiavi? Certe cose le ho ritrovate poi in famiglia, nel lavoro, con gli amici, e posso altro che ringraziare il judo. Vabbè. Effettivamente. E senti, abbiamo parlato insomma anche dei bambini, sì. Mi ha spiegato un po' il lavoro che fai con i bambini, ma anche una lezione tipo, come si svolge la lezione sia con i bambini ma poi anche con gli adulti, che sono insomma già Filippo è nel gruppo adulti. Sì, esatto. Sì. La lezione in sé per sé non è molto differente quella dal bambino a quello dell'adulto, andiamo a lavorare semplicemente su dei ritmi diversi. Quello che proponi all'adulto lo proponi in tema allenamento, al bambino si pone a livello di gioco, ok? Quindi è il punto di vista che cambia. Cambia il punto di vista, però in sé per sé, a parte l'intensità, la precisione, il judo quello è, quindi andiamo sempre a lavorare sulla tecnica, sull'esplosività, sulla velocità, preparazione atletica. La preparazione atletica, in la fase atletica, in che cosa consiste? La preparazione atletica, io pur avendo il mio superiore che è un allenatore anche di sala pesi, fitness, quindi pesistica, io purtroppo sono un po' contraria ai pesi nei ragazzi, in quanto sono dell'idea, mio parere, cioè non è che è una cosa reale, però io sono dell'idea che un ragazzo deve iniziare a lavorare con i pesi quando ha piena coscienza del proprio corpo. Quindi molte volte si notano ragazzi che magari usano dei bilancieri senza saper controllare la schiena, l'addome, le ginocchia, che flettono verso l'interno e non verso l'esterno. Ecco,
Io sono cose che voglio evitare in quanto ne va della loro salute, quindi preferisco prima imparino a lavorare bene con se stessi, quindi tutti i lavori corpo libero dove si usa il proprio peso e poi possiamo andare a lavorare con i pesi. Ecco, di sicuro a 16 anni è ancora presto, sotto il mio punto di vista, ripeto, è solo una mia opinione. Tu sei d'accordo su questa cosa? Condivido benissimo, condivido anche perché i ragazzi devono imparare, ripeto, a muoversi e a 16 anni ancora devono crescere. I pesi che devono fare a 16 anni devono essere dei pesi mirati per migliorare la prestazione atletica di quel movimento specifico che è il judo. Quindi molte volte noi adoperiamo più esercizi a corpo libero o con piccoli pesi o lavoriamo più sulla sbarra per fare le trazioni, quindi cerchiamo di lavorare in maniera molto molto semplice. Poi in futuro, quando un corpo, un uomo si è formato, 22, 23, 24 anni, allora lì l'agonismo ti porta sicuramente a lavorare con i pesi, a fare dei carichi, ma sempre in maniera particolare, perché in ogni sport, io faccio anche il preparatore atletico del calcio, del tennis, di altre discipline, ogni sport ha la sua preparazione, ha il suo peso, ha il suo peso. Un judoka deve essere veloce e esplosivo, non potrà mai caricare tanto, quindi dobbiamo fare un tipo di lavoro che parte da ragazzino con i giochi, adolescente con dei esercizi a corpo libero, con dei bilancieri, con delle sbarre, con dei piccoli pesi a fare determinate cose e quando sarà adulto a farne altre. Quindi ogni età ha la sua preparazione, però fondamentalmente un judoka deve essere veloce, esplosivo, flessibile e poi il judo ha una caratteristica bellissima, è uno sport imprevedibile. Quindi ti puoi preparare quanto vuoi, ma è un avversario davanti che non sai quello che ti può tirare. Tirare nel senso che tecnica ti può tentare di tirare, quindi e l'allenamento deve essere sempre, noi lavoriamo molto a circuito, lavoriamo molto con tutti esercizi imprevedibili e i ragazzi acquisiscono una marcia in più, poi quando vanno sopra il tatami acquisiscono quelle capacità, anche quell'occhio si dice, sì, no? Certo, quell'occhio chiaro, che gli riesce di permettere a capire qual è la cosa che deve fare in quella situazione. Se io li appesantisco, lei li appesantisce troppo con i pesi, certo, questi ragazzi non sarebbero dei vincenti, certo, sarebbero dei perdenti e non avrebbero un corpo poi funzionale per anche una vita normale, perché anche caricare troppo con i pesi, aumentare troppo le masse muscolari, qui si entra in un discorso, in una mia filosofia. Io ho portato nel mio gym, nella mia palestra, una filosofia di benessere, di star bene, di un corpo efficiente e funzionale. E quindi beh, anche il judo rientra effettivamente. Perché è una cultura che io ho imparato con il judo, cioè è una cosa che mi sono portato dietro dal judo. Io sono innamorato dei pesi, ma sono innamorato di quei pesi che mi servono a me per stare bene. Certo. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole del proprio corpo, se uno decide di avere quelle masse muscolari o una forza incredibile, per carità, lo rispetto, non ho nulla in contrario, però la mia filosofia di vita, e ho iniziato che avevo 12 anni, adesso ne ho 54 che faccio sport, attività sportiva, e dall'84 che mi sono messo a insegnare, che mi sono messo a dare agli altri quello che ho imparato, penso che questo sia il miglior modo per stare bene. La New Gym, la filosofia del New Gym è dare benessere. Prevenzione, benessere, salute e bellezza magari. Eh beh. E bellezza, che siamo in palestra anche per stare meglio. Certo, assolutamente. Ma ritornando al discorso del judo, io affronterei un altro argomento importante che riguarda il judo. Abbiamo parlato del carattere, abbiamo parlato dell'attività agonistica e tutto. Il judo è una di quelle arti marziali in cui impari a difenderti. Impari a difenderti. Esattamente. Quindi affrontiamo col mondo di oggi, con la realtà di oggi, anche sapersi difendere. È importante. Abbiamo importante. Tante ragazzine che vengono in palestra, eh sì, che fanno attività, che ridono, che scherzano, però loro non si accorgono, perché la nostra impostazione è diversa, non si accorgono che imparano a difendersi. E questo è importante col mondo d'oggigiorno. È importante avere quella sicurezza in dei momenti in cui uno si può trovare in difficoltà, quella freddezza che puoi trovare in gara, puoi trovare in allenamento, puoi trovare anche quando combatti in palestra con un avversario. Certo. Trovi quella freddezza che ti fa ragionare, riflettere
nel comportamento che devi avere quando ti trovi fuori. E questo specialmente quando io vedo queste ragazzine che fanno judo, che le vedi grintose, determinate, mi dà tanta soddisfazione, non solo per un futuro agonistico. C'è una bella presenza femminile comunque da voi? Esiste una bella presenza, sia da bambini piccoli che con le ragazzine. E ho un piacere enorme vederle muoversi, vederle, che poi loro hanno una maggior grinta di ragazzi, come vero, di solito, maggior grinta dei ragazzi, il ragazzo più tranquillo, invece la ragazza, come tutte le donne, è più grintosa, più determinata, più forte anche dal punto di vista caratteriale. Quindi io sono contento perché, oltre che educare questi ragazzi a avere un certo comportamento, a essere degli ottimi atleti, indipendentemente dal risultato agonistico che uno può avere o non può avere, che conta fino a un certo momento, ma acquisiscono quella sicurezza che oggigiorno purtroppo ci vuole, è importantissima in mezzo alla strada. E senti, in chiusura, quali saranno i prossimi appuntamenti agonistici per i tuoi ragazzi? Questo fine settimana, sabato e domenica, saremo in gara con 18 atleti a Chiusi, al trofeo di Chiusi, dove porterò tutti. Non è una gara di circuito italiano, quindi molto impegnativa, però per i bambini al suo peso. Si andranno a scontrare con altri ragazzini della Toscana, quindi sarà sicuramente una bella gara. E invece con i grandi li porterò in gara più che altro per testare la condizione fisica e vedere come staranno anche in una situazione di relax, ecco, non una gara impegnativa con un determinato tipo di palazzetto, con un determinato tipo di pubblico. Voglio vedere proprio come stanno loro, certo, a livello fisico, come rispondono alle difficoltà che gli porrò. E poi avremo i campionati italiani junior fra 2 settimane, sì, se non erro, con Filippo. E quindi l'anno è ancora lungo e gli appuntamenti sono sicuramente tanti. E senti, se qualcuno volesse venire a provare, insomma, nella vostra palestra di judo, come deve fare? Quali sono gli orari d'allenamento? Beh, a chi deve chiedere? Come un po' di informazioni di servizio. Ok, ecco. Possono venire tranquillamente tutti i giorni, a qualsiasi orario. Il judo, per chi viene le prime volte, consiglierei di venire il lunedì, mercoledì e venerdì alle 17. E possono fare tranquillamente una settimana di prova dove si approcciano con questo sport, vedono le basi, vedono l'ambiente, vedono i ragazzi, vedono l'allenatore, vedono la professionalità che c'è dietro, comunque sia tutto lo staff, perché abbiamo anche i ragazzi in segreteria che fanno un ottimo lavoro, che riescono a gestire spogliatoio e tutto anche con i bambini, che non è mai facile. Altro da aggiungere? Questa associazione è una palestra a disposizione, perché quando arrivano i ragazzi del judo, per me arriva la cosa più importante. Ecco. Arriva la cosa più importante. I ragazzi più importanti per me sono quelli del judo, anche se non ci sto come vorrei starci, però io sono nato col judo e farò di tutto sempre come presidente, come allenatore, per far sì che questa società, che è nata nel 1990, la PAM Nuova Palestra, ottenga il massimo, perché questa è la mia passione. Beh, questo allora io ve lo auguro assolutamente, vi auguro che, insomma, i vostri progetti futuri vengano tutti soddisfatti, perché fa piacere, insomma, ci proviamo, si sente una così bella volontà nell'andare avanti. Quindi io assolutamente vi invito a tornare prossimamente, ma magari verremo anche noi in palestra, così conosciamo anche un po' i vostri atleti, che ci fa sicuramente piacere. Quindi vi ringrazio intanto per essere stati con noi e io vi ricordo che adesso ci fermiamo soltanto pochi minuti, poi torniamo perché c'è il secondo blocco di Giorno in Giorno dedicato allo sport e fra poco avremo qui il tennis tavolo Arezzo, perché nelle prossime settimane proprio ad Arezzo si terrà un grandissimo torneo nazionale, quindi insomma avremo modo di parlare di questo appuntamento delle prossime settimane. A tra poco.